l'habitat diffusa un po' da tutte le parti, molto abbondante nelle zone, appunto, nei luoghi selvatici, a margine di fiumi, di canali, lo troviamo un po' da tutte le parti, è bordo strada, no? È frequentissimo, si propaga molto rapidamente, anche se la pianta viene, diciamo, viene tolta, nel giro di poco tempo si ripropaga enormemente, no? E quindi non c'è problemi per, diciamo, per la specie. Mi pare che giù lì dalla Battinebbia ce l'aveva sui ciliegi, sui ciliegi stava abbracciato tutti, ce l'avevano tantissimo. Questi sono i bellissimi fiori con la foglia, anche questa è una foglia triangolare, quasi un po' cordata, anche questa venata, no? Bellissimi fiori con quattro sepali bianchi, che sono questi qui, questo rappresenta il calice, questi sepali rappresentano il calice, e sono bianchi, disposti quasi a forma di croce, e poi tutti questi stami prominenti, molto molto belli da vedere. Sulle fiere dei fiori, cioè del genere Clematis tanta roba... coloratissima, bellissima. Il frutto assomiglia un po' alla barba, è tutti filamenti, da qui il nome è anche barba di frate, filamenti lunghi biancastri. Naturalmente mangiamo questa sempre la pianta, come si presenta quando è fiorita, levidalbene, in gergogliesino levidalbene, da noi, la fettata con levidalbene. E il getto, forma anche delle liane, giustamente, delle liane. E il getto, normalmente si prende il getto pure qui apicale intorno a 15 cm, ok? Questo non va utilizzato crudo, va prebollito e tolta l'acqua. Eventualmente, se non vogliamo prebollire, va bene uguale. L'importante è che lo cuociamo anche senza buttare via l'acqua, ok? L'importante è che diamo la temperatura, dopodiché non c'è più anemolina e protoanemolina, anche senza buttare via l'acqua, lo possiamo fare. Perché buttando via l'acqua comunque buttiamo via parte del sapore, ok? Clematis vitalba. Vitalbena, vitalba, ticchi, viticchi, ceche. Ecco qua, un bel vaso con le vitalbene. Naturalmente non va per i posti dove c'è inquinamento, quindi se la raccogliamo non è che andiamo a Monte Cappone o a Monte Secco qui vicino, a bordo strada dove c'è inquinamento, bisogna raccogliere dove non c'è inquinamento, perché assorbe comunque inquinanti, metalli pesanti, idrocarburi, okay? Quindi non va raccolti in bordo strada. La Clematis vitalba è anche uno dei fiori di Bach e serve per alleviare i disturbi emotivi. È il fiore dei sognatori, quello bianco, è il fiore dei sognatori, degli addormentati, di coloro che hanno interesse scarso per la vita, però è anche il fiore degli artisti, è il fiore anche degli artisti, del creativo, di colui che cerca un'ispirazione, quindi è un fiore abbastanza importante dal punto di vista appunto di Bach. Nel Rescue Remedy fa parte anche Clematis, lo scopo è per prevenire lo svenimento, quindi l'assenza mentale, l'assenza mentale, sì, è vero. E ancora poi ci con gli animali, con i fiori di Bach, i cavalli in modo particolare, no, i cani padroni. Di Bach, Maurizio Pasquinelli, il veterinario, se avete bisogno so che andare a fanno, però no, fanno. Anche a Iesi? Quando è aperto Iesi? Dici un posto, così basta contattarlo. Una pianta che sicuramente non conoscete è la barba di frate, che non c'entra niente con le altre barbe che vi ho detto. Questa è detta barba di frate o asparago di montagna e sicuramente non l'avete visto mai. Ve lo faccio vedere per la prima volta io stasera. È una specie presente nel nostro territorio. Dove lo troviamo? Nelle faggete, nei boschi umidi. Ad esempio, dove troviamo l'aiorzino? È un ambiente da Aruncus dioicus, lo stesso ambiente dell'aiorzino, quindi faggete umidi, boschi umidi a primavera, anche con l'aiorzino vicino, ok? Adesso vi faccio vedere questa pianta, che è molto facile determinarla, vederla, soprattutto quando è fiorita. Anche il getto è un getto caratteristico, bello, è facile determinare. Eccola,
sicuramente l'avete vista, che c'ha praticamente queste foglie che sono impari pennate con segmenti opposti, quindi una foglia composta, l'apice acuto, in più ha questa infiorescenza con questi fiorellini bianchi disposti a racemo lungo rachide, attinomorfi e molto, molto piccoli e caratteristici, che sembrano proprio delle piume, una roba caratteristica facilmente identificabile in mezzo al bosco. Questi qua, questi fiori qua, molto comuni. Questa è la descrizione, quella che vi ho detto. La descrizione, poi l'habitat, ve l'ho detto, boschi umidi, terreni calcarei, quindi qui da noi proprio, nelle zone nostre, umidi e calcarei. E viene utilizzata, non è molto utilizzata nella fitoterapia moderna, ma ha proprietà antipiretiche, febbrifughe, toniche, spettoranti, astringenti. In più c'è una componente fenolica che è un bel antiossidante naturale, questa pianta, quindi è una pianta abbastanza importante, anche questa. Non c'è la tradizione qui da noi, però è presente, ok? E si chiama asparago di bosco o barba di frate, Aruncus dioicus. C'era. Eccola, un'altra volta come si presenta, caratteristica, con un bel fiore con forma, diciamo, di fuoco d'artificio quasi, no? Caratteristico. E montagna da mille metri, insomma, montagna, boschi umidi, montagna. Posti dove non c'è il sole, dove c'è ristagno d'acqua, dove troviamo l'aglioxino. Ok? I posti dell'aglioxino. Se mangia il getto, come tutte le. Stasera mangiamo solamente i getti primaverili. Eccolo qua. Questo è il getto, tipo a forma di pennacchio, è tutto rossiccio con queste piccole foglioline quasi appressate l'una all'altra, di colore rosso, che emerge dal terreno a primavera, ok? E si può consumare, diciamo, in diversi modi. Naturalmente non va raccolto il periodo estivo, perché diventa tossica la pianta, ok? Quindi assolutamente no d'estate, solamente il periodo primaverile. Però d'estate non si trova. D'estate non si trova il soggetto, si trova la pianta. Si trova la pianta così, in questa forma. Mentre a primavera troviamo anche queste foglioline vicino, che sono caratteristiche, che assomigliano un po' a tutte le rosacee, ok? Con quel margine dentellato. Infatti anche questa, se non vado errato, è una rosacea, anche la Runcus dioicus. Un'altra pianta, e siamo quasi arrivati alla fine, sono sette. È lo Smilax aspera, detto anche straccia braghe, perché è una pianta fortemente spinulosa, nel rachide c'ha numerosi spini, in cui quando ci avviciniamo ci rompe i pantaloni, le braghe, da qui il nome straccia braghe, cioè si attacca tutte le parti. Sicuramente l'avete vista, è una pianta con foglie verdi, coriacee, molto lucenti, sono alterne, hanno un peduncolo, le foglioline sono a forma di cuore e ornate pure queste da piccolissime spine. Anche qui i fiori sono o maschili o femminili, sono degli dioici e sono riuniti in ombrelli terminali. Anche qui i frutti sono delle bacche rosse, un po' comune a tutte, bacche rosse globose. Fiorisce da settembre a novembre, quando si fa funghi troviamo tutti questi gruppi di arbusti ricchi di tutte di queste bacche rosse, dove non si passa praticamente, e passando ci si attacca tutto addosso, non le bacche, ci si attacca questi rametti addosso, che sono muniti di spini, ok? Sono muniti di spini e ci si attaccano qui addosso. I germogli si raccolgono a maggio-giugno, in particolare dove si trova? Si trova un po' tutte le parti, però in modo particolare nelle leccete, in modo particolare. Smilax aspera, straccia braghe. Questo sicuramente l'avete visto, sì. Passeggiando in montagna, andando a funghi, pure il bosco al cingoli, molto comune. Grappoli di bacche, foglicine, foglie piccole, cordate, lucide, coriacee, con l'apice più delle volte acuminato,
e il fusticino molto allungato, molto allungato, munito di spine. Spine. Le bacche non vanno mangiate, sono tossiche assolutamente, molto tossiche. Questa è l'infiorescenza tipica dello Smilax aspera. Questo è un po' l'ingrandimento, no? Come le spine se trovate sulla fogliolina e sul rachide, le foglie sono opposte, munite di un peduncolo, pediscellate le foglie. Eccola qua, ci sembra un grappolo d'uva, sembra qualcosa di caratteristico, molto comune. Le foglie sono, vedete, a forma di cuore, ma certe volte anche a forma triangolare. Smilax aspera, detto stracciabrache. I germogli che si sviluppano nei frutticini. I germogli che si sviluppano nei fusti. Non sotto, ma nei fusti a primavera. Nei fusti che sono sempre di un colore rosso. Frutticini di colore rosso. Germogli di stracciabrache. Utilizzabili in cucina. Ci siamo fino a qui? Prima parte, quindi abbiamo visto, quanti ne abbiamo viste riepilogando? Sette. Abbiamo visto l'asparago, fungitopo, tamaro, luppolo, la vidarba, barba di frate, che è lo lupus dioicus, e lo stracciabrache. Queste sono le piante più